Ci risiamo. E non cadere. Così va bene. Così sì, dai, va bene. Ciao a tutti quanti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovissimo video sul canale. E oggi, come sono spesso solito fare, come faccio insomma periodicamente, andiamo a vedere raga tutti quelli che sono i nuovi arrivi di tuttomagia.it, che come sempre ringrazio perché è il sito con il quale collaboro, il sito di magia con il quale collaboro e che mi manda appunto periodicamente tantissimo materiale magico. E ormai raga voi lo sapete già, presumo, o almeno l'avete già fatto, se sbattete il codice SBAR95 avrete anche un 10% di sconto. Cos'è sto rumore? Io la finestra la devo tenere aperta se no è caldo, quindi gli uccelli calmi. E raga, come già sapete, se sbattete il codice SBARD95 sul loro sito avrete anche un 10% di sconto su tutto. Ma direi ragazzi di non perdersi in ulteriori chiacchiere e andare a vedere. Allora, queste sono fallate. Direi però ragazzi di non perdere ulteriore tempo e andare a vedere tutti quanti i nuovi arrivi. Allora, questa la spostiamo qui. Perché mi trovo più comodo. Eccoci. Come prima cosa, raga, andiamo ad aprire alcuni dei mazzi di carte che mi sono arrivati. Quindi io li guardo, voi no, intanto. E come primo ne abbiamo subito uno abbastanza adatto al periodo storico. Perché, raga, abbiamo le pandemic. Queste qua, penso che non abbiano bisogno di una descrizione, però le apriamo comunque e vanno a rappresentare un virus. Adesso non so se è proprio il coronavirus, ma. Infatti, ragazzi, sul retro della scatolina si può leggere: Part of the profit will be donated to emergency ONG ONLUS for their continued help during the pandemic. Quindi direi sì, sono proprio collegate alla pandemia. Era difficile sbagliarsi. Ma vediamole. Momento Armsr. No, però questo era bello tenerlo con scritto Part of the Profit. Vedi, per fare l'AMSVR mi sono rovinato. Vabbè, lo mettiamo dopo. Allora, vediamole un po' come sono. Allora, questi qua sono i dorsi, guardate, con questi due virus, oserei dire, disegnati sul dorso, che si ripetono appunto per tutti quanti i dorsi, e direi che sono proprio relative al Covid, perché qua in alto sulla coroncina c'è scritto 19, se si vede. E le facce invece sono fatte così. Questi qua, ragazzi, per esempio, sono i due Joker. Qui una coroncina con scritto 19. Qua invece un'immagine del virus con la coroncina con scritto 19. Questo qua è l'asso di picche. Guardate. Molto ben customizzato o customizzato, ormai lo sapete che non so come si dice. E queste, raga, sono tutte quante le facce, vedete? Sono fatte così, in questa maniera. Le figure, vediamo, per esempio questo qua è un Jack appunto con la mascherina, una regina sempre con la mascherina, e insomma ripercorrono un po' quello che è il tema della pandemia. Questo è l'asso di quadri, insomma sono tutte quante customizzate a tema pandemia, ovviamente. Come si poteva appunto capire anche dalla scatolina. Questo è l'asso di cuori e questo è un Joker extra, presumo. Il virus Covid-19, raga, è arrivato e diciamo ha stravolto un po' tutto quanto il pianeta, però con le giuste cure, così può essere debellato e può scomparire. La qualità del mazzo non è niente male. Le carte, raga, scorrono anche molto bene, hanno un'ottima qualità. L'unico problema è che con un dorso così, questo è un mazzo di carte da collezione, ovviamente. Però dai, ci stanno alla fine. Poi abbiamo queste qua, raga, che sono le Leonardo. Se so ancora leggere, sì, Leonardo. Queste le apriamo con un po' più di violenza. Eccolo qua, il mazzo di Leonardo. Direi che qua sul retro è rappresentato Leonardo. Sì, non vorrei dire una cavolata, però a questo punto direi di sì. Capitano ovvio. E qui abbiamo scritto Silver Edition Playing Cards. Quindi presumo siano argento queste, la versione argento. Anche qua Capitano ovvio. Apriamole. Intanto vedo che manca il bollino, il che potrebbe essere una pecca per quanto riguarda il mio gusto personale. Ovviamente qua dietro troviamo questo iconico disegno di Leonardo a rappresentare così il nostro dorso.
Eccolo qua, ve lo faccio vedere da più vicino. E devo dirvi la verità, sono un po' confusi come dorsi. L'effetto che si ottiene facendo il ventaglio però è figo. E vediamo le facce. Le facce sono queste qua. E devo dirvi la sincera verità, non mi piacciono per niente, perché sono tutte quante un po' così scure. Quindi abbiamo i semi neri con questo sfondo però un po' scuro, con queste scritte, non so se si percepisce dalla videocamera, che rende un po' il tutto confuso. E queste qua invece sono le carte, i semi rossi, vedete, sempre con queste scritte sullo sfondo che generano secondo me un po' di confusione in realtà. E quindi raga, non mi convincono tantissimo. Poi ci sono chiaramente dei disegni che ora non mi metto a descrivervi, anche perché non li conosco tutti, sono sinceri, i personaggi che vedo, tipo lui, non so chi sia, o lei raga. Però insomma avete capito, dai, questo qua è il mazzo di carte. Guardate qua. È bestia, è caduto tutto. Raga, sicuramente questo non è il mio mazzo preferito, però chi sono io per giudicare? Se siete dei fan accaniti di Leonardo, perché no? La qualità, raga, anche per quanto riguarda questo mazzo, non è niente male. Riponiamo anche il mazzo di Leonardo. Ora andiamo a dare un po' di varietà all'unboxing, andando a farvi vedere anche qualche altro prodotto che mi è arrivato, come questo, ovvero Candy Ghost. Molto molto carino, perché l'ho già aperto e già provato. E praticamente soffiando all'interno di una scatola di... queste come si chiamano? Non mi viene il nome. Di... come si chiamano? Tic? Come si chiamava? Le tic, quel tic tac. E raga, quando andrete a soffiare all'interno della scatola, verrà fuori il simbolo della carta scelta. Quindi per esempio, non so, 5 di cuori, come si vede da qua. E quindi diciamo, raga, che alla fine dei conti è una rivelazione molto carina della carta scelta dello spettatore. Sicuramente, raga, vi lascerò un video in sovraimpressione o me lo vedrete fare su Instagram. Poi, raga, abbiamo questo qua, che è il Prediction Pad, che è un gioco di mentalismo, se così vogliamo dire, molto carino, in cui si chiede allo spettatore di scegliere uno dei tre oggetti disegnati in questo libro. Dopodiché con il dito andremo a scorrere il libro e ci sarà una mano che va a catturare proprio l'oggetto pensato dallo spettatore. Quindi anche questo qua è molto molto carino, un gioco di magia molto carino, di magia barra mentalismo. E se riesco vi lascio un video. Ok bro, parte 2000. Ok, un prediction pad. Sì. Questi sono tre oggetti. Sì. La tua attenzione si sofferma solo su uno di questi. Ok. E la mano si accingerà proprio a prendere quell'oggetto. Che oggetto hai scelto? Il telefono. Il telefono. E guarda, se io scorro, la mano si accinge a prendere un solo oggetto, il telefono, e a portarlo via. Poi proseguiamo con un altro mazzo di carte, che è questo qua. Molto molto particolare, se così vogliamo dire. Direi che frecce non ne mancano. E se leggo bene, queste si chiamano Arrow Dynamics. Ecco qua, come vedete. Arrow Dynamics. E se non sbaglio, Arrow significa freccia. Me lo dovrei ricordare, perché guardavo una serie TV che si chiamava Arrow. Questa qua, raga, ecco perché mi ricordo cosa significa Arrow. Passiamo al sodo, però. Vediamo un po' queste carte. Start here. Raga, se dovessi dirvi, questo qui è un mazzo pieno di frecce. Perché... tutti quanti i dorsi sono rappresentati da delle frecce, e tutte quante le facce anche, perché abbiamo frecce, frecce e frecce su frecce. Quindi niente, cosa vi devo dire? Però hanno la scusante dalla loro che sono un mazzo di carte da cardistry. Infatti raga, troviamo una carta extra dove c'è scritto 3 ways to use this deck for cardistry. E quindi alla fine sono delle carte per gli appassionati del cardistry. E la qualità, vi devo dire, è buona. Quindi se vi piacciono a livello estetico e fate cardistry, perché no? Io di cardistry, raga, purtroppo per... Io, raga, di cardistry non so fare niente. Il massimo che posso sfoggiare è questo. Oppure questo, attenzione. Comunque vedo già che le frecce poi appunto si alternano, per esempio. Quindi alcune vanno verso il basso, alcune vanno verso l'alto. Perché questa è così. C'è un'altra carta extra in più. Vabbè. E non posso che dirvi che questo è un mazzo pieno di frecce. Anche queste, raga, comunque hanno un'ottima qualità. Mettiamo via questo mazzo di frecce.
Comunque, a parte gli scherzi, è un mazzo studiato per il cardistry. In realtà l'idea non è neanche male, appunto, per chi fa cardistry. Poi, raga, abbiamo queste qua, le bicycle, direi, rider back planing cards. Non so se sono le normali standard, quelle che uscivano proprio anni fa, prima che fossero prodotte le Supreme Line. Vediamo, dovrebbe essere un normale mazzo standard. Ok, raga, scherzavo, non potevo saperlo, ovviamente, dalla scatolina, ma da quanto ho visto è un mazzo di carte. Tutte quante le facce sono normali e i dorsi invece sono bianchi, quindi è un mazzo di carte gaff che si può utilizzare in svariati modi, in svariati giochi o in svariate routine. Questo è molto interessante, mi mancava. Treno, direi raga che da recensire però c'è ben poco, quindi non perdiamo tempo, ma molto utili. E mentre apriamo queste Kingslayer, tentiamo un nuovo momento ASMR. Ecco, oggi non era ancora arrivato il mazzo di carte che presenta le carte a loro volta nel cellophane. Però uno posso anche accettarlo, dai. Tra l'altro questo sembra un mazzo davvero davvero peculiare, molto particolare, col suo stile, diciamo. Vai col secondo momento ASMR. Ok raga, momento ASMR finito. Questo qua è il dorso delle carte con queste due spade su questo sfondo zebrato che fatica anche a mettermi a fuoco. Eccolo qua. E vediamo un attimo, queste qua sono due carte extra, direi due carte speciali. Questo qui è l'asso di picche, come si può vedere. E queste qua sono le carte, vedete, sempre con questo tema zebrato sui semi. E devo dire la verità, niente male. Queste mi piacciono, sono minimali, guardate qua, anche qua è riportato il tema zebrato, però ovviamente di rosso, con gli indici però che rimangono neri. Molto minimal come cosa, ci sta, mi piace. E le figure invece sono fatte così. E la qualità, ragazzi, è leggermente diversa da tutti i mazzi che abbiamo visto fino ad ora, perché è un po' più plasticosa, se devo così essere sincero, però non è quel plasticoso fastidioso, anzi è quel plasticoso quasi bello da percepire al tatto e che rende le carte leggermente più dure ma allo stesso tempo super utilizzabili. Mi piacciono molto queste Kingslayer, approvate. Poi raga, ci sono queste qua che voglio aprire perché sono curiosissimo e sono le Queen Bee della Illusionist, che si presentano in questo, in questa busta così insomma chiusa, e ora voglio aprirle. Speriamo di non fare particolari danni, quindi apro la busta. Vai con la apertura. Ecco qua. Ah, ma proprio così, all'interno della busta, abbiamo il mazzo di carte. Le Queen Bee. Figata sta cosa, però. Questo qui è il dorso della scatolina e questo invece è il davanti della scatolina. Estraiamo. Ecco, dovevano arrivare ovviamente le seconde carte incelofanate di oggi. Ecco, raga, voi sapete che io non amo in particolare i mazzi senza bordino, però queste sono davvero elegantissime. Guardate qua, con questo disegno delle api che si ripete su tutto quanto il dorso, fatta eccezione per queste due che sono di colorazione diversa, quindi sono oro o giallo, insomma come volete, e l'effetto che si genera quando viene fatto un ventaglio è davvero bellissimo. Quindi tanta tanta roba, tanta eleganza, ecco, secondo me in questo mazzo. E le facce invece sono fatte in questo modo, quindi abbiamo, vabbè, qui due joker, questo qui è l'asso di picche del mazzo e questo qua per esempio è il 2 di picche, qui abbiamo il 3 di picche, quindi molto minimali. Molto belle come carte, a me piacciono le carte così con i semi piccoli, e le figure invece sono fatte in questo modo, guardate, eccole qua. Tutte quante le figure appunto sono fatte in questo modo qua, e le facce rosse invece si presentano così, sempre con i semi molto piccoli, molto minimali, e quindi secondo me molto molto belle. Tanta roba questo mazzo, raga, wow. Andiamo avanti con le Pioneers. Pioneers, che significa pionieri, pionieri forse, quanta ne so, oggi non sbaglio mai, anche perché se sbaglio queste, vediamole, ecco,
altra plastica. Oggi diciamo che quando ho detto non me ne è ancora capitato uno, poi ne sono arrivati tre. Intanto vi dico già che mi sembrano tanto sottili, cioè mi sembrano poche carte. Questo qua è il dorso delle carte, vi devo dire la verità, molto bello, con queste imbarcazioni sullo sfondo. Mi piace molto. E le carte effettivamente, raga, sono morbidissime. Sembra di avere molte meno carte e si piegano con una facilità incredibile. E assurdo, sono molto molto fini. Mi stanno piacendo parecchio, devo dire, al tatto. E vediamo le facce. Qui abbiamo i due joker del mazzo di carte. Questo qui è l'asso di picche, molto carino. E queste qua sono le carte, quindi i semi, per esempio, di picche sono fatti così. Vediamo, per esempio, le figure sono abbastanza standard. Questo qua invece è l'asso di quadri, eccolo qua. Questi qua, raga, sono i semi di quadri disegnati in modo particolare, ma tanto particolare quanto belli, secondo me. E questi qua, per esempio, invece sono i semi di fiori. Questo mazzo mi piace particolarmente, semplice, elegante e soprattutto carte davvero tanto fini, molto belle. E raga, voglio concludere l'unboxing con questo mazzo di carte piuttosto ironico, presumo, ovvero le Undressed. The Undressed Deck, vediamole. Ma andiamo a vedere il mazzo effettivo, che si presenta così. Quindi questo qua è il dorso, come potete vedere, ma non è questa la parte interessante del mazzo, bensì sono le facce, e non è neanche la carta illustrativa, ma sono appunto le facce che hanno questi disegni con le figure, con questi abiti un po' particolari, no? Qua per esempio abbiamo i due joker sempre con questi abiti. Questo qui è l'asso di picche, lo faccio vedere meglio, questo qua è l'asso di picche. E poi tutte quante le altre figure invece, come vedete, appunto non hanno abiti particolari in realtà, ma sono undressed, quindi senza abiti. Oggi in inglese sono fortissimo. E questo per esempio è il re di picche, poi abbiamo per esempio qua il jack di quadri, la regina di quadri, il re di quadri che si sorseggia un calice di rosso nel chilling. Abbiamo R di fiori, bodybuilder, eccetera. Vedete tutte quante, insomma, customizzate in questo modo. Andiamo a vedere le ultime, che sono il re di cuori, la regina di cuori e il jack di cuori. E queste sono tutte quante le carte. E poi abbiamo una carta extra, che è questa, ovvero tipo un re di picche e una regina di fiori tipo in pigiama. Questo è un mazzo molto bello, molto particolare, ironico e allo stesso tempo divertente. Ci sta, secondo me, da avere nella collezione. Perfetto ragazzi, direi che il video di oggi è giunto al termine. Io vi ringrazio come sempre per averlo guardato fino qua. Per chi è arrivato fino qua, mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti quale dei mazzi che abbiamo visto oggi, degli articoli magici che abbiamo visto, vi è piaciuto di più e perché. Ringrazio ancora una volta, come sempre, Tutto Magia, che mi manda sempre il materiale magico, e vi ricordo che se acquistate dal loro sito utilizzando il codice SBARDO95 avrete il 10% di sconto. Io ora procedo a mettere a posto tutti i mazzi che abbiamo visto oggi qua alle mie spalle, appunto nei mobili appositi, e niente, grazie ancora raga, e noi ci vediamo alla prossima con un prossimo video. Ciao raga. Anzi, chiudiamo così. Ciao raga! Ciao raga!